Ciao a tutti, buonasera, auguri di Pasqua in ritardo per coloro con i quali non ce li siamo fatti, puntualissimi, sono le 20:30 e io vi ringrazio appunto per... Ci siete? Ci siete, sì, ecco qua. Io vi ringrazio per questa presenza, se potete diffondete un po' questo video un po' in giro tra amici, soprattutto gli scettici, le persone... Io penso che ci siano un sacco di persone che sono del Movimento 5 Stelle, ma ancora non lo sanno. E, buona serata, ecco, Mario Bruno, il primo che commenta. E, credo che c'è un mucchio di gente, no, che dice: sono tutti uguali. Guardate, non siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Come ci stanno degli italiani corrotti, ci stanno degli italiani che non sono corrotti. Comunque, questo sistema ci consente a costo zero di poter interagire. Ecco, in questo momento ci sono più di 3.000 persone, 3.500 persone che stanno visualizzando in diretta. Io sono a vostra completa disposizione, per cui se ci sono delle domande sono qui a disposizione. Qualcuno dice, ecco, il reato di disinformazione non dovrebbe essere un reato, però è deontologicamente, vabbè, inaccettabile che vi sia così tanta disinformazione oggi in Italia. Questo è un problema. Il Movimento 5 Stelle, come sapete, ha fatto delle proposte serie, una modifica reale della RAI, dove non devono entrare i partiti. La legge Fico l'abbiamo proposta, Roberto Fico l'ha scritta, è una legge ottima che appunto consente trasparenza nella televisione pubblica. Come sapete, il Movimento 5 Stelle ha proposto l'abolizione totale del finanziamento pubblico all'editoria. Insomma, per quale motivo ci dicono di vivere in uno stato liberale in cui deve per forza vincere il mercato? Il mercato vince su tutto tranne sui giornali. Cioè, un giornalista, un giornale, un editore che fa bene il suo mestiere va avanti e venda. Se invece non riesce a vendere il proprio quotidiano perché non è capace, o perché mente, o perché perde i lettori, cambiasse mestiere. Perché io, Stato, io cittadino, gli devo dare i soldi. Per cui, come diceva bene il primo commentatore, non mi ricordo, Bruno. È innegabile che il problema dell'informazione è enorme in Italia. Io vi dico, non credete neanche a quello che diciamo noi, verificate sempre quello che noi diciamo, verificate se è vero o non è vero attraverso il sito della Camera che il Partito Democratico vota delle indecenze. Coltivate il dubbio è rivoluzionario. E poi vi chiedo una cosa, prima di credere ad un articolo, cercate di fare uno sforzo in più. Verificate chi c'è all'interno del Consiglio di Amministrazione del giornale che pubblica l'articolo, perché se scopriamo che c'è una banca nel Consiglio di Amministrazione, o c'è l'ENI, o c'è un lobbista del petrolio, o c'è Berlusconi, o c'è De Benedetti, beh, o c'è Agnelli, gli Elkann, la Fiat, è evidente che faranno soprattutto gli interessi appunto di coloro, i giornalisti faranno gli interessi di coloro che detengono pacchetti azionari del giornale stesso. Quindi vi chiedo questo, e poi rispondiamo ad altro. Verificate a chi appartiene un giornale che pubblica un articolo prima di credere a quell'articolo. L'avete visto la settimana scorsa, ad esempio, Caltagirone, un imprenditore, un costruttore, che oltretutto ha giornali come Il Mattino o Il Messaggero. Tra l'altro nel Mattino era direttore Mario Orfeo, che oggi è direttore al TG1. Il TG1 è attualmente l'ausorgan di Renzi, è proprio l'ufficio stampa del Presidente del Consiglio, questo Mario Orfeo, un direttore incredibile che diffama quotidianamente il Movimento 5 Stelle e dipinge Renzi come se fosse De Gaulle. Ecco, è l'ufficio stampa del Partito Democratico, pagato da noi, perché il TG1 viene pagato da noi. Comunque, questo è il concetto. Liberare l'informazione è determinante perché sembra che oggi non sia più il quarto potere, ma quasi il primo. Vediamo un po' altre domande. So cosa significa fare minoranza. Lo so, resistete. Sfondiamo il 50% referendum sulle trivelle, mi chiede Sergio, mi pare. Sì. Sergio, sarà durissima perché avete visto, tentano di nascondere il fatto che si voti. Tra l'altro il referendum è uno dei pochi mezzi che ancora ci è rimasto come cittadini italiani per poter esprimere appunto una nostra idea. Io dico che il referendum 17 è anche un referendum politico. Perché il popolo italiano può dare un segnale chiaro. Noi pensiamo che il futuro sia l'enogastronomia, la cultura, il turismo, l'agricoltura sostenibile e non le trivellazioni. Considerate che noi abbiamo fatto tanti studi e per quello che abbiamo scoperto, investire 1 miliardo di euro in trivellazioni
genera circa 500 posti di lavoro. Se lo stesso miliardo di euro lo investi in rinnovabili, oppure in turismo, oppure addirittura in piccole opere, per esempio in opere che servono contro il dissesto idrogeologico, sapete che nel nostro paese se piove ci scappa il morto, ecco questo genera decine di migliaia, fino a 17.000 posti di lavoro. Solo che Renzi c'ha il fossile, vogliono trivellarci il cervello prima ancora ai nostri mari. Ha preso i voti parlando di rinnovabili anni fa, insomma, leggete le cose che diceva il Presidente del Consiglio. Se abbiamo memoria non ci fregano, basta avere memoria per non farci più fregare. Comunque il 17 è importante, possiamo dare appunto un segnale di sviluppo alternativo. Tra l'altro chi dice che trivellare i mari sia sicuro è in malafede. Ci sono stati centinaia di incidenti nel Mediterraneo negli ultimi 20 anni, più o meno gravi, molti tenuti nascosti, altri anche si è riusciti a non creare troppi problemi, ma gli incidenti ci sono stati. E poi se pensiamo che il futuro sia il petrolio, non è che è evidente che oggi noi possiamo rinunciare al petrolio, all'oggi e domani, però iniziare a costruire una società sempre più post-petrolifera è il compito di una buona amministrazione, dato che poi i fossili oltretutto inquinano, distruggono il pianeta, impoveriscono alla lunga. Insomma, ci sono dei paesi che hanno investito esclusivamente in fossili, sperando appunto nel boom del petrolio che c'è stato, ci sarà ancora, e poi si sono impoveriti perché non c'è stata una diversificazione di investimenti. Altra cosa oscena poi è che il Partito Democratico, il Presidente Renzi, il Presidente del Consiglio inviti all'astensione. Cioè, che messaggio si dà? Non andate a votare, che messaggio si dà? Come proprio è inutile che votate, ma d'altro canto è questo il messaggio politico che è sempre da Renzi, no? Non andare a votare, tanto il Senato non è vero che lo aboliamo, ma aboliremo solo la possibilità di far votare i cittadini, le province non sono state abolite, di fatto è stata abolita la possibilità di votare appunto per le province, perché le province le hanno trasformate, hanno aumentato gli enti. E così al referendum dicono non andare a votare. Io spero che ognuno di noi possa fare informazione. Ora siamo quasi 10.000 persone. Se ognuno di noi riesce a parlare e a convincere 5 persone a testa, sono 50.000 persone che vanno a votare, non poche persone. E a dare appunto un segnale politico. L'altra cosa vergognosa è che Renzi, per boicottare appunto questo referendum, per far sì che non si raggiunga il quorum, perché non è facile raggiungere appunto il quorum, ha evitato di accorpare il referendum con delle votazioni amministrative che ci saranno un mese dopo, un mese e mezzo dopo. Questo pensate che ha fatto perdere al popolo italiano 300 milioni di euro, cioè tutti noi che paghiamo le tasse, che fatichiamo, chi più, chi meno, che siamo cittadini martoriati da questo Stato che si ricorda di noi solo quando ci chiede i soldi, abbiamo pagato le tasse, 300 milioni di soldi nostri, di tasse nostre, sono sfumati, no? Li ha buttati nel cesso il Presidente Renzi. Appunto, perché non ha accorpato questo referendum. Se vi sembra una cosa normale, ma io credo gli elettori del Partito Democratico per primi dovrebbero indignarsi. Sai, per cui uno non l'ha votato Renzi, è normale che non gli piaccia, ma chi l'ha votato credendo, no? Quest'uomo nuovo, i risparmiatori, i tagli, spending review, questo si comporta come quando Berlusconi non accorpò il referendum, se non sbaglio, sul nucleare, e il Partito Democratico non stava sulle barricate, tu vergognati, non hai accorpato il referendum, e adesso è la stessa identica cosa. Comunque andiamo avanti. Carlo dice: quando è che votiamo per la miseria? Io credo nel 2017 si voterà. Dipende molto anche, Carlo, dal referendum sulle riforme costituzionali. Se Renzi lo vince, si va subito al voto perché lui, forte di questa vittoria, proverà ad andare al voto e ad avere tutto per sé, il Parlamento, tutte le istituzioni, di fatto già le ha, perché se ci pensate attualmente. Al Senato ha una maggioranza grazie ad Alfano e Verdini, cioè Berlusconi gli ha fatto questi favori perché Alfano e Verdini li ha mandati Berlusconi. Non credete che Berlusconi e Renzi siano in disaccordo. Quando Berlusconi alza la voce e dice Renzi non è stato eletto da nessuno, ha ragione. Però se ci pensate, quando può bastonare qualcuno, Berlusconi bastona sempre il Movimento 5 Stelle, non certo il Partito Democratico, perché stanno d'accordo. Berlusconi gli ha dato Renzi e Verdini. In cambio Renzi non gli tocca le aziende, quello che ha fatto il Partito Democratico negli ultimi 20 anni. Vi ricordate quando Violante al Senato diceva Berlusconi non ti abbiamo toccato niente, le aziende, niente conflitto di interessi, addirittura il fatturato delle tue aziende è aumentato durante i governi del centro-sinistra, perché ce l'hai con noi? Perché ce l'hai con noi? Siamo alleati, siamo il partito unico, questi stanno sempre d'accordo. Alla Camera il Partito Democratico ha la maggioranza, pensata quasi più del doppio dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, pur avendo preso meno voti del Movimento 5 Stelle, perché prese il premio di maggioranza grazie a Sel, che entrò insieme al PD, ora fa finta Sel di stare all'opposizione,
E questo ha garantito al PD il premio di maggioranza, un premio di maggioranza, il doppio appunto dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che poi è stato giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, che è il supremo organo, diciamo, che giudica appunto la validità, la costituzionalità delle nostre leggi. Quindi è tutto, se ci pensate. Viviamo proprio in una democrazia sospesa, con un Senato che vota le riforme costituzionali grazie a Verdini, che è un condannato per corruzione, grazie ad Alfano che gliel'ha dato Berlusconi in cambio di un favore, e grazie ad una Camera dei Deputati dove il PD ha una maggioranza schiacciante per via di un premio incostituzionale. Il tutto è dopo aver avuto, e abbiamo tuttora, premier che neanche sono passati per le elezioni. È vero che non è la Repubblica Italiana, Repubblica parlamentare, quindi l'incarico lo affida il Presidente della Repubblica, però di fatto, per avere una legittimità, degli uomini politici si presentano come leader in determinate elezioni, prendono i voti e così governano. Poi chiaramente l'incarico glielo affida il Presidente della Repubblica. Né Monti, né Letta e né Renzi sono passati da elezioni come leader di una coalizione, quindi comunicando ai cittadini che qualora avessero vinto sarebbero loro diventati Presidenti del Consiglio. Questo non è successo negli ultimi anni. Questo, a mio modo di vedere, si chiama democrazia sospesa. Ciao, non darle più certe cose. No, quella roba del terrorismo venne molto strumentalizzata. Io ho sempre pensato che il terrorismo sia un cancro, lo scrissi anche in quell'articolo 2 anni fa, quando tra l'altro nessuno parlava di ISIS. Soltanto bisogna capire come sconfiggere il terrorismo. C'è chi sostiene che si sconfigga con le bombe. Io vorrei capire da chi dice bombardiamo. Io vorrei chiedere a coloro che dicono andiamo a bombardare se possono terminare la frase, cioè chi va a bombardare chi e dove. Perché abbiamo visto che ci sono un mucchio di terroristi nati e cresciuti in Europa. Quindi il problema è molto più grande. In Europa si affronta con l'intelligence. Io sono appena tornato da un viaggio in Russia, a Mosca, dove abbiamo avuto degli importanti incontri con esponenti del governo e con anche esponenti del partito di maggioranza. Non è che noi apprezziamo qualsiasi cosa che fa la Russia, ma ci sono tanti paesi che, non, che su molti aspetti non si comportano bene. Cioè, in America c'è la pena di morte, che è un obbrobrio per me osceno, che non serve a niente. Che significa? Non si dialoga più con gli Stati Uniti d'America perché c'è la pena di morte in alcuni stati. Ogni stato ha un percorso di diritti complicato, così anche la Russia, ma oggi la Russia, la Federazione Russa, è una risorsa per poter integrare le nostre forze di intelligence, i servizi speciali, affinché si possa affrontare il terrorismo nel modo migliore, attraverso appunto l'intelligence. Poi all'estero, se pensiamo che bombardare la Libia possa aiutare a sconfiggere il terrorismo, io vi do soltanto dei dati. Da quando sono state buttate giù le Torri Gemelle nel 2001, sono passati 15 anni, sono stati investiti, spesi oltre 4.500 miliardi di dollari nella lotta al terrorismo, nella guerra al terrore globale, e il risultato oggi è la nascita di nuove sigle terroristiche, anche più violente, più forti, più organizzate, con maggiori finanziamenti, che hanno fatto più danni, sono aumentate le vittime del terrorismo, e hanno armamenti sempre più sofisticati. Questo perché ci sono paesi anche che li sostengono, che da un lato pubblicamente nelle conferenze stampa dicono che il terrorismo è il primo male, ma poi sottobanco gli comprano il petrolio, gli passano dei finanziamenti. Questo perché utilizzano addirittura delle frange terroristiche jihadiste per scopi geopolitici. Oggi l'Arabia Saudita sta facendo un doppio gioco, però dall'Arabia Saudita ci andiamo, gli vendiamo le armi, facciamo scambi commerciali, a loro le sanzioni no, la sanzione alla Russia, all'Arabia Saudita no, e poi Renzi ci va, si porta i dirigenti di Palazzo Chigi, quali poi litigano per i Rolex, non so se vi ricordate questa scena. Immaginate i sauditi che hanno visto sta scena, dirigenti del partito, scusate, della Presidenza del Consiglio, litigare per i Rolex, poi questi Rolex pare che se li abbia presi Renzi, li abbia messi in qualche cassetto e non abbiamo più notizie. Questo è il concetto. Togliere vitalizi e pensioni d'oro? Assolutamente sì. Noi abbiamo fatto un mucchio di proposte per l'abolizione della legge Fornero, per il taglio di tutti i vitalizi, per le pensioni d'oro, perché vi sembra una cosa legittima, accettabile, che oggi ci siano dei pensionati minimi che prendono pensioni da 450 euro al mese e pensionati d'oro da 30-40 mila euro al mese, 50-60 mila? Ognuno dovrebbe fare qualche sacrificio partendo da quelli in alto. Perché i sacrifici deve fare sempre la povera gente? Dicono: ah, ma il pensionato d'oro da 60.000 euro ha pagato le tasse, sono diritti acquisiti. Ma perché, scusate, gli esodati non avevano diritti acquisiti? E le persone che avevano un contratto a tempo indeterminato, che per questa crisi economica sono patinari, oppure gli imprenditori che pagano delle tasse da usurai non avevano diritti a portare avanti l'impresa?
Uno Stato serio interviene sulle pensioni e taglia delle pensioni d'oro inaccettabili, mica le devi tagliare del 90%, basterebbe tagliarle del 30% per poter acquisire dei denari e poter aumentare un po' le pensioni minime. Sulla legge Fornero io vorrei darvi un'informazione, state attenti, abbiate memoria che Berlusconi e la Meloni, che sono attualmente tra l'altro alleati di Salvini, comunque sul Nazionale o poi su Roma fanno finta di litigare. L'hanno votata la legge Fornero, vanno in televisione dicendo è stata un'oscenità, ma l'hanno votata. Ma è accettabile credere a delle persone che hanno votato una schifezza e oggi dicono che è stato un errore? Cioè, io credo che un parlamentare che vota una legge così oscena, oltretutto incostituzionale, una parte della Fornero è stata definita, dichiarata incostituzionale, dovrebbe dimettersi e cambiare mestiere. È come un chirurgo che dimentica un bisturi nello stomaco di un paziente. Io non mi farei rioperare da uno così se ha commesso un errore così grande. Io non posso ridare fiducia a Berlusconi, alla Meloni, a questa gente, a tutto il Partito Democratico, ha votato la legge Fornero e oggi dice che è stato un errore. Ma tu eri pagato per valutare una legge, valutare gli effetti, vedere se era incostituzionale, l'hai votata, quindi ti devi vergognare, devi cambiare mestiere. Sto leggendo ancora. Patrizia, però io non le darei proprio le pensioni d'oro. Certo, cioè, bisogna appunto ridistribuire un minimo. È evidente che ci sono delle persone che hanno pagato molto di più e quindi hanno diritto a di più. Questo mi sembra una cosa normale, però il buon senso ci dice che in una fase di crisi incredibile, in cui tuttora ci sono suicidi per ragioni economiche, in cui tanti ragazzi scappano dall'Italia e sognano un lavoro all'estero, un tempo era Londra, New York e Parigi, oggi è addirittura Mumbai. Pensate, io questo lo dico spesso, che molti giovani portoghesi vanno a cercare lavoro in Angola. L'Angola era, se non sbaglio, sì, colonia portoghese un tempo. E un tempo succede al contrario, che i giovani angolani andavano a cercare lavoro a Lisbona, a Porto. Sta cambiando tutto. E in queste situazioni così inaccettabili, un cinquantenne, un sessantenne che perde lavoro, un pensionato minimo che rovista nella spazzatura. Io prima abitavo in un quartiere di Roma piuttosto borghese, un bel quartiere che si chiama Prati, e vedevo delle scene inaccettabili la mattina, cioè pensionati, ma persone borghesi, ben vestite, pieni di dignità, no? Una coppia che scendeva, faceva finta di buttare la mondezza, ma in realtà vedeva se c'era qualcosa avanzato per poter mangiare. Cioè, succedono queste, ma penso che le vedete tutti voi, no? Scene così drammatiche. Solo che viviamo nella dittatura dell'ottimismo renziano, in cui non bisogna disturbare il manovratore, non bisogna dare questa immagine. È tutto bello, la dittatura dell'ottimismo. E chi dice che c'è qualcosa che non va, che la disoccupazione è ancora altissima, che la crisi è enorme, che esiste ancora la deflazione, che il paese vive mesi drammatici, nonostante una congiuntura internazionale estremamente favorevole, perché l'euro si è svalutato, quindi per noi è importante per le nostre esportazioni, e poi il prezzo del petrolio è basso come non mai. Sapete che noi non abbiamo molte, compriamo soprattutto il petrolio. Ora non pensate che invece occorra trivellare, ripeto, occhio, che se pensiamo che lo sviluppo possa essere le trivellazioni, noi che siamo il paese dal numero maggiore di siti tutelati dall'UNESCO, da oltre 7.000 km di coste, il paese dell'enogastronomia straordinaria, nessun paese può vantare anche la ricchezza culinaria e gastronomica dell'Italia. Questo anche per via della nostra, dal punto di vista storico, tutte le colonizzazioni che abbiamo avuto non ci hanno permesso una crescita come popolo unito come c'è in altri paesi, no? Io vedo che alle volte i francesi, i russi anche sono più uniti di noi come popolo, questo perché hanno tanti anni di storia. L'Italia, se ci pensate, è unita da poco più di 150 anni. Abbiamo avuto le colonizzazioni francesi, le invasioni austriache, normanne, arabe, spagnole, pensate a Napoli. Questo non è stato, diciamo, buono dal punto di vista politico, però ottimo dal punto di vista culturale. Pensate quante cose hanno portato. Pensate alla cucina siciliana, ha davvero tanto di medio orientale, nordafricano, e paragonatela con la cucina straordinaria, tra l'altro quella del Trentino Alto Adige, che è una cucina quasi austro-ungarica, e vedete le enormi differenze, ma la bellezza in tutto questo. Noi dobbiamo puntare sull'enogastronomia. C'è un turista che viene in Italia e deve pagare 50 euro per vedere come facciamo un formaggio, neanche per mangiarlo come facciamo. Pensiamo che le trivellazioni possano essere il futuro, ragazzi miei. L'età della pietra non è finita per mancanza di pietre. Non è che siccome c'è il petrolio, forse, dove, quando, vediamo in che quantità dobbiamo scavare. Perché c'è il petrolio, utilizziamo. No? Oggi Renzi dice questo, c'è, utilizziamo. Ripeto, l'età della pietra non è finita per mancanza di pietre. Muos, dice Sergio. Sì, il Movimento 5 Stelle è contrarissimo al Muos. A parte il fatto che devo capire perché
dopo 70 anni della seconda guerra mondiale, l'Italia debba contenere così tante basi in NATO. Tra l'altro ci sono senz'altro testate nucleari sul nostro territorio, quando i cittadini hanno votato comunque contro il nucleare. Questo è assurdo. Cioè, gli americani sono alleati, ma non dobbiamo essere sudditi. Comunque il MUOS, questo sistema, diciamo, di protezione, radar e compagnia bella, per noi, per gli studi che ha fatto il Movimento 5 Stelle, le cose che abbiamo studiato, è molto pericoloso, è dannoso, e i siciliani non lo vogliono, quindi siamo d'accordo. Anita, voglio lavorare, è un mio diritto, assolutamente sì. Questa Repubblica è fondata sul lavoro, ma oggi sembra fondata più sulla corruzione o sul voto di scambio o sull'ipocrisia. Il Movimento 5 Stelle ha fatto la proposta del reddito di cittadinanza, qualcuno la vuole dipingere come regalo di Stato, assistenzialismo, non è così. Se ci pensate, oggi pensiamo, tanti pensano di avere un posto di lavoro, quelli che hanno lavoro, ma in realtà hanno un posto di reddito, è il reddito che ti permette di stare dentro o fuori di una società. Se non hai reddito sei un derelitto, una persona che si sente addirittura frustrata. E la proposta del reddito di cittadinanza, dall'altro, costa 17 miliardi di euro. Sono tanti soldi, però sappiate che soltanto il debito pubblico di Roma ammonta oltre 14 miliardi di euro. Questi come hanno fatto a fare 14 miliardi di euro? Tra l'altro, a Roma i debiti si chiamano buffi. È incredibile, li hanno fatti, cioè proprio amministrando in maniera vergognosa i nostri soldi. Ecco, noi abbiamo scritto una proposta, reddito di cittadinanza, attraverso la quale si dà un reddito di 780 euro a persona che non ha appunto reddito, lo si prepara lo si inserisce in un percorso formativo. Abbiamo riformato i centri per l'impiego, abbiamo anche inserito un reato quasi ad hoc, ovvero se tu menti per ottenere il reddito rischi 6 anni di galera, perché stai utilizzando delle risorse della collettività mentendo, è qualcosa di osceno, è come rubare, no? Anzi, è rubare. E tu ti inserisci in un percorso formativo. Questi centri per l'impiego che abbiamo riformato ti propongono dei lavori. Se tu ne rifiuti tre, perdi il sussidio, perdi il reddito di cittadinanza. È una proposta che serve a ridare dignità e a evitare appunto che sempre più giovani scappano dall'Italia. Cioè, la disoccupazione giovanile in alcune zone del sud è oltre il 60%, più della media greca. Ripeto, un sessantenne che perde lavoro, ma che fa oggi in Italia prima di arrivare alla pensione? Gli manca magari 7-8 anni. Che fa? Alcuni si ammazzano, altri entrano in depressione. Con un reddito hai un reddito di dignità che ti permette di campare, e poi, tra l'altro, se tu entri nel percorso del reddito, devi anche fare dei lavori socialmente utili, mi pare 8 ore al mese, non troppe, per il tuo comune. Insomma, è un percorso ben fatto, ma è una misura che c'è in tutto il mondo. Ok, mi hai risposto online. Ok, ciao Alessandro, vorrei sapere cosa ne pensi dell'italiano. Parlamento, cioè, denuncia solo la. Ah, forse intendi dire in generale? Beh, penso che anche gli italiani abbiano la loro responsabilità. Non è che gli errori, non lo so, il marcio c'è solo in Parlamento e i parlamentari sono diciamo, come dire, i peggiori d'Italia. Insomma, io penso che noi gli abbiamo permesso di fare i loro porci comodi per tanti tanti anni, e credo che quando un popolo è disunito e si unisce forse più per una partita di calcio che per una manifestazione che chiede trasparenza per le banche, sulle banche, che chiede che i truffati dal decreto salva banche riacquisiscano qualcosa dei loro denari, le sono stati truffati, beh, qualche responsabilità anche nostra, soprattutto responsabilità nostra il dimenticarci troppo in fretta di alcune schifezze. Ora si parla molto di Giulio Regeni, grazie a Dio. Noi sono un ragazzo italiano, è stato torturato e ammazzato in Egitto, e l'Egitto continua a prenderci in giro con versioni assurde, no? Prima era un incidente, poi l'hanno rapito per degli scopi, poi lo devono rubare. Insomma, ogni giorno raccontano una versione diversa. Ecco, ora ci sono i riflettori puntati sul caso, quindi se ne parla. Oggi c'è stata una conferenza stampa della mamma. Ascoltare le parole della mamma è veramente terribile. Insomma, pensate se fosse successo a un nostro amico quel che è successo a Giulio Regeni. Però magari tra 2 o 3 settimane c'era qualcos'altro che oscurerà il caso e ci dimenticheremo. Io penso proprio che un popolo che non ha memoria è un popolo di sudditi, che si dimentica presto tutte le cose. Ecco, forse è l'errore del popolo italiano che dimentica. Se noi ricordassimo quello che ha votato la Meloni, quello che ha votato Berlusconi, che sono stati al governo, le schifezze che ha votato il Partito Democratico, forse non li rivoteremmo. Invece purtroppo siamo anche bombardati da 100 miliardi di informazioni quotidiane, c'è tanta disinformazione, tendiamo a pensare che è cambiata una faccia nel PD, è cambiato il PD, ma no, cioè il PD è sempre lo stesso. Chi pensa che sia il partito di Berlinguer, ricordo il partito di Berlusconi. Comunque, vediamo un po' altre domande. Lino Armosini, si può che? Ti ho perso da prima, se ne arrivano tante. Vediamo un po'.
Verrai in Basilicata, avrebbe piacere ospitarti, abito provincia di Potenza. Assolutamente sì, sono già stato in Basilicata qualche anno fa, 2 anni fa, sempre per delle attività del movimento. Verrò e se ci pensate il sud è proprio abbandonato. Si parlava pure lì 2 anni fa, non Renzi, un piano straordinario per il sud. Non pensate che insomma, sia, basta con questi annunci incredibili. Si fa un, annunci e poi ogni settimana questo presidente fa degli annunci più grandi per farci dimenticare l'annuncio che ha fatto la settimana precedente. Il sud è abbandonato, ripeto, verso in una condizione di povertà complessiva, che se non ci fossero le famiglie, anche un modo di arrabattarsi tipico dei meridionali, molto molto buono, perché comunque ci sono, cioè, al sud ma anche a Roma, una bella fantasia che consente di affrontare la crisi, ma se non ci fossero queste qualità sarebbe ancora più drammatica la povertà che c'è nel meridione. Ci sono sacche di miseria. Io ho visto delle scene di alcune periferie in Campania, in alcune città, che ho visto anche in America Latina. Insomma, non penso di fare dei paragoni sbagliati. C'è tanta povertà, c'è tanta. L'unica industria, questo lo dico spesso, che cresce in Italia è l'industria della paura. Cresce la vendita di armi, purtroppo, e se ci pensate le armi le comprano le persone che hanno paura di morire. Cresce il consumo di droga, se ne parla poco, ma cresce il consumo di droga. E di droga si fanno le persone che hanno paura di vivere. E crescono il numero di disperati che si giocano parte del loro stipendio, parte di qualche denaro che hanno, alle slot machine la mattina, li vedete in certi bar. Giocarsi i loro quattrini sperando in una vittoria, una vincita, in qualche denaro che possa entrare per pagare le bollette. Queste persone hanno paura del domani, dell'oggi. E lo Stato lucra sulla disperazione di queste persone, come se sono delle tasse sulla disperazione. Per quello il Movimento 5 Stelle si batte anche contro il gioco d'azzardo, che è un'oscenità. Vediamo, tanto omertà, Francesca, sì, il problema c'è in Italia, l'omertà, c'è la paura. Il voto di scambio è un problema, tante persone. Io so che ci sono delle persone che voterebbero anche il Movimento 5 Stelle, ma hanno paura di farlo, che sono un po' sotto ricatto. Occhio che se tu non dimostri di aver votato quel partito o quell'uomo politico locale, io ti punisco in qualche modo. Sai che aspetti quel lavoro che non avrai mai, oppure quel posto letto per un parente all'ospedale non ce l'avrai mai. Il voto di scambio c'è, si comprano dei voti per pochi euro, per un pacco della spesa, per un buono benzina. E se ci pensate, più c'è povertà, miseria e disperazione, più aumenta diciamo, questo cancro del voto di scambio. Per quello il reddito di cittadinanza non lo vogliono, perché sanno benissimo che rilancerebbe l'economia, però è un modo per distruggere il voto di scambio, il reddito di cittadinanza. Se tu hai un reddito di dignità, più difficilmente ti potrai vendere il voto per 50 euro. È per quello che non vogliono appunto il reddito di cittadinanza. Ah, Marco, non senti bene, mi dispiace, ma voi sentite? La sentite? Mi rispondete al volo se sentite bene. Questa diretta che sta per finire? Beh, mi pare di sì che poche persone scrivono. Andrea, ti ringrazio. Vedete, se ci pensate, poi ci salutiamo. Il Movimento 5 Stelle nasce politicamente per rompere l'intermediazione. Io questo lo dico sempre: intermediare è sempre una forma di esercizio del potere. I mezzi di comunicazione hanno lavorato sull'intermediazione, spesso intermediazione significa manipolazione. Ma anche i partiti politici, se ci pensate, sono delle forme di intermediazione tra cittadini e istituzioni. Il Movimento 5 Stelle è altro. Io sono entrato in Parlamento spendendo 100, 140 euro di campagna elettorale, 144 euro per l'esattezza, nulla, e non ho lobbisti alle spalle. Credetemi, poi potete giudicare che abbia fatto degli errori, che facciamo degli errori, vi può non piacere una proposta di legge, una nostra posizione, una nostra linea di politica estera, insomma, tutto legittimo, però non ce l'ha imposto nessuno. Abbiamo un programma, siamo entrati dopo anni di meetup in Parlamento, abbiamo sempre ascoltato il buonsenso. Non c'è nessuno che a me mi ha dato i soldi e mi dice: Alessandro, ora devi piazzarmi questo emendamento perché io ti ho finanziato la campagna elettorale. Questo è il concetto enorme. Rompendo con l'intermediazione, avendo abbattuto in maniera drastica i costi della politica, siamo molto più liberi. Magari anche di sbagliare, ripeto, chi ce l'ha col Movimento 5 Stelle ci avrà le sue ragioni e ci giudica che non siamo una forza credibile, d'accordo. Però siamo liberi. Non abbiamo la mafia alle spalle, la massoneria toscana, qualche gruppo di potere, la lobby del gioco d'azzardo, la lobby del tabacco che poi ci dà quattrini e poi ci dice che non deve passare questa legge perché le sigarette devono essere vendute in un determinato modo perché io ti ho fatto entrare in Parlamento. Cioè l'intermediazione è negativa. Se
Se ci pensate anche dal punto di vista delle nostre leggi sul comparto alimentare, il Movimento 5 Stelle propone interventi sul zero consumo del suolo, chilometro utile, chilometro zero, mangiare quel che si produce, produrre quel che si mangia, lavorare sull'agricoltura sostenibile, sul biologico. Questo perché rompere con l'intermediazione. Io ho lavorato tanti anni in America Latina e ci sono i coyote, se li chiamano così, gli intermediari, quelli che comprano a poco dal contadino, dal produttore e vendono a tanto dal consumatore finale. E la ricchezza si ferma soprattutto nei passaggi tra produttore e consumatore, l'intermediazione. Io in alcune comunità indigene lavoravo e avevamo un progetto di sostegno di queste comunità, di metterle in relazione magari comprando un furgone per far sì che vi fosse uno scambio tra una comunità, non lo so, che produceva fagioli, un'altra che produceva banane diciamo, altitudini diverse, così si scambiavano le merci, perché quel che ha bisogno il cittadino è la merce, questo servizio in un certo senso, eliminando, comunque riducendo l'interferenza, l'azione degli intermediari, di questi che appunto chiamano coyotes. Questo è il Movimento 5 Stelle, la rottura dell'intermediazione. Se ci pensate, questo video che abbiamo fatto in diretta, ora c'è sempre stata una media di oltre 8.000 persone, non poche. È una forma di rottura delle intermediazioni. Ho letto tanti commenti. Sì, lo so che rubano, sì, lo so. Ragazzi, dobbiamo resistere, dobbiamo continuare un po' a diffondere valori di onestà. Crediamoci, io penso che se così tante persone, una parte del sistema, gran parte del sistema mediatico si attacca, perché siamo sulla buona strada. Cioè, i media si attaccano perché sanno che se il Movimento 5 Stelle va al governo, dalla RAI escono fuori tutti i partiti. E diventa finalmente un servizio pubblico sul serio, pluralista, che ha un unico padrone, il popolo italiano. E Mediaset paga le tasse come le altre reti televisive internazionali, e i giornali non avranno il finanziamento pubblico. Per quello ci fanno così tanto la guerra, perché soprattutto coloro che campano solo di finanziamento pubblico, perché non li legge più nessuno. Guardate che i giornali cartacei hanno ridotto le vendite in maniera incredibile rispetto. Guardate i dati degli ultimi 10 anni, soltanto che ancora campano con i finanziamenti diretti, i finanziamenti indiretti, quindi magari i bonus sull'acquisto della carta, insomma, è così. L'editoria è parte dell'editoria, è supportata dallo Stato, quindi da tutti noi cittadini. Ma perché se un imprenditore, non lo so, un giovane imprenditore nel settore delle costruzioni, gli va male, l'azienda chiude mentre il giornale non vende, però in qualche modo ha la possibilità di continuare ad andare avanti? Pensate all'Unità, no? Che, insomma, Gramsci si sta rivoltando nella tomba. Oggi l'Unità è un altro giornale che è l'ufficio stampa del PD, pagato di fatto per tanti anni con i soldi ai cittadini. Ancora oggi proprietà, a parte il PD, insomma, i debiti non li ha pagati. Io vi dico di alziamo la testa, non molliamo, alziamo la testa e pensiamo che non possiamo accettare un governo che ci vuole inginocchiati, dandoci dei bonus, e pure li ringraziamo, il bonus giovane, il bonus 80 euro, sempre soldi nostri, il bonus professori per comprarti l'iPad, quando invece dovremmo stare in piedi, a testa alta, a rivendicare diritti. Quindi non molliamo. E niente, vi ringrazio, avevo detto una mezz'oretta. Salvatore Dolce sulla ricerca. Over 40 disoccupati, mi dice Massimo. Sì, stiamo lavorando proprio su questo, ripeto, il reddito di cittadinanza, se ci pensate, serve moltissimo per gli over 40 disoccupati, per reinserirli in un sistema dignitoso, attraverso il quale appunto avere un reddito e poter aspettare un'offerta di lavoro, che poi uno la deve fare perché poi deve lavorare, quindi non è che uno può fare troppo lo schizzinoso, riceve il reddito, riceve 3 proposte di lavoro, se le rifiuta perde il reddito. Questo è appunto il Movimento 5 Stelle. Io vi ringrazio, Francesca Dorio, sì, di nuovo mi dici grazie in risposta al mio commento, poi proverò a rispondere a tante altre persone. Scusate se non ho risposto a tutti, se sono stato un po' prolisso in alcune risposte, però è il mio carattere. Vi abbraccio e ci vediamo, faremo queste dirette qualche altra volta, perché è appunto un modo interessante per rompere con l'intermediazione ed essere un po' cittadini sovrani. Buona serata a tutti.